Quel 17 maggio del 2015 un colpo di pistola gli buca la spalla, poi gli attraversa il polmone e infine il cuore. Il proiettile però non interrompe le funzioni vitali e il cuore non smette di battere. Sul litorale laziale, alla Dispoli, poco prima dello sparo, Marco Vannini aveva fatto una telefonata per avvisare la madre che sarebbe rimasta a dormire a casa della fidanzata. Era successo tante altre volte. I due ragazzi erano fidanzati ormai da 3 anni. Dopo lo sparo era evidente che Marco avesse bisogno di cure immediate. Ma nessuno dei ciontoli, tutti presenti, inclusa la fidanzata Martina, ha chiamato subito il 118. Al contrario, hanno rallentato il protocollo di soccorso, rivelando solo dopo 2 ore che quella era una ferita d'arma da fuoco. Un ritardo che dopo 4 ore di agonia è costato a Marco la vita per un arresto cardiaco causato da emorragia interna. Cos'è successo a casa Ciontoli quella sera? Insieme a Marco e Martina c'erano anche il padre Antonio Ciontoli, la mamma Maria e il fratello Federico con la fidanzata Viola. Tutti hanno raccontato la stessa versione, un incidente. Convinto che la pistola fosse scarica, Antonio avrebbe sparato per sbaglio un colpo mentre la stava facendo vedere a Marco, che era un appassionato di armi. Ma questa ricostruzione dei fatti ha lasciato molti dubbi irrisolti. Ricostruzione inoltre che i Ciontoli hanno modificato più volte nel corso degli interrogatori e dei processi. Un iter giudiziario complesso che ha portato alla condanna di Antonio per omicidio volontario e dei familiari per concorso in omicidio. Ma al di là di ciò che hanno raccontato i Ciontoli, cosa sappiamo di certo su come andarono le cose quella notte? Marco Vannini era un ragazzo di 20 anni, solare e con la battuta pronta. In quel periodo lavorava come bagnino perché voleva rendersi indipendente già durante gli studi. I genitori lo ricordano come una persona determinata, con l'obiettivo di arruolarsi nell'arma dei carabinieri e il sogno di entrare a far parte delle frecce tricolori. Un sogno che, almeno da quanto racconta la mamma Marina Conte, sarebbe stato motivo di conflitto fra Marco e Martina, che non voleva che il fidanzato si arruolasse. Dalle prime testimonianze sappiamo che intorno alle 23 del 17 maggio i vicini di casa Ciontoli sentono una voce femminile dire ad alta voce: "Lo vedi papà, lo vedi?". Poi un rumore assordante, lo sparo delle 23:15. Poco dopo sentono anche una voce maschile, probabilmente quella di Marco, gridare di dolore e ripetere: "Scusa Marti, scusa Marti". Solo dopo mezz'ora, alle 23:41, arriva la prima telefonata al 118 del fratello di Martina, Federico Ciontoli. Mentre Federico sta parlando, però, pare che Marco si stia riprendendo e la richiesta di soccorso viene annullata. Passa un'altra mezz'ora e al 118 arriva la seconda telefonata, circa a 6:30. Questa volta è Antonio Ciontoli, papà di Martina, a chiamare e a raccontare una prima versione dei fatti. Sì, praticamente si è caduto e si è bucato un pochino con un pettine, quella punta. E quindi cosa si è fatto? Niente, sul braccio, si è bucato, si è messo paura, un panico. Ma c'è uno squarcio, c'è un taglio, cosa c'è? C'è un buchino. Un buchino? È andato in panico e... Sta urlando, ma ti hai sentito male? Sì, andato in panico. Panico è questo. Ok, le sto chiamando un'ambulanza, va bene? Ok, grazie. Salve. Non essendo stata segnalata la ferita d'arma da fuoco, quella richiesta di soccorso viene registrata come codice verde. Quindi non c'è un medico a bordo dell'ambulanza che parte a 6:15 e si dirige a casa Ciontoli. Quando i soccorsi arrivano, pochi minuti dopo, trovano tutta la famiglia Ciontoli accanto a Marco, che è ancora vestito e disteso a terra. L'infermiera si rende subito conto che Marco si trova in uno stato confusionario. Il giovane lamenta dolori acuti e non è in grado di rispondere alle domande. Passano infatti quasi 20 minuti senza che lei riesca a capire bene cosa sia accaduto. L'infermiera non vede segni evidenti che possano spiegare le condizioni di Marco e il foro del proiettile, non perdendo sangue, sembra quasi una bruciatura di sigaretta più che un buco. Per questo l'infermiera, lì per lì, ipotizza che Marco possa aver fatto uso di droghe o addirittura che possa avere un problema neurologico. Antonio Ciontoli, intanto, continua a parlare di un attacco di panico e di un pettine a punta come causa della ferita, senza mai menzionare lo sparo. Aiutato dagli altri, Marco riesce a raggiungere l'ambulanza camminando sulle sue gambe. Poco dopo, la moglie di Antonio, Maria, telefona ai genitori di Marco dicendo che il ragazzo è caduto dalle scale
scale e si è fatto un po' male. Solo quando poi si incontreranno di persona in ospedale, i ciontoli riveleranno il colpo di pistola. E mentre che Federico mi spiegava quello che era accaduto, lei si è accesa una sigaretta, mi ha detto: adesso per questa cosa mio marito perderà il posto di lavoro. A 00:30, oltre a Marco, arrivano al posto di primo intervento della Dispoli Antonio, Federico e Maria. Martina e Viola restano a casa e li raggiungono solo dopo 20-25 minuti. Poco prima dell'1, Antonio riesce a parlare con il dottore che si stava occupando di Marco. Antonio è un sottufficiale della Marina Militare, ma si presenta come carabiniere e rivela che in realtà è stato lui a provocare la ferita a Marco con un colpo di pistola. Come se non bastasse, chiede al medico se la cosa possa restare segreta. Mi ricordo che sono andata da lui e gli ho detto: ma perché? Ma perché non me l'ha detto? Ma si rende conto di quello che ha fatto? E lui ha alzato il viso, era provato e mi disse: non lo so, dice, io non ci ho capito niente, avevo paura di perdere il posto di lavoro, io sono un carabiniere, ma potete non dirlo? Dopo questa rivelazione, i medici diventano consapevoli delle reali condizioni di Marco. È 1:10 e sono passate quasi 2 ore dallo sparo. Chiedono d'urgenza il trasferimento in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. L'elicottero con Marco a bordo riesce a partire solo all'1:50, ma è costretto ad atterrare più volte perché Marco ha 2 arresti cardiaci. Alle 3:10 del 18 maggio 2015, dopo vari tentativi di rianimazione, Marco viene dichiarato morto. L'autopsia rivelerà che, se soccorso tempestivamente, sarebbe quasi sicuramente sopravvissuto. Subito dopo il decesso, le forze dell'ordine fanno un sopralluogo a casa dei Ciontoli. Trattandosi di una scena del crimine, dove si è verificato un omicidio, volontario o meno che sia, le forze dell'ordine avrebbero dovuto mettere la casa sotto sequestro, ma ciò non accade e il primo sopralluogo viene fatto addirittura in presenza d'Antonio. Nella stanza di Federico vengono ritrovati un bossolo e all'interno di un marsupio 2 pistole, quella da cui è partito il colpo, una Beretta calibro 9, dove non ci sono impronte digitali perché, come ha rilevato la scientifica, è stata probabilmente pulita, e un'altra Beretta, una calibro 7,65, entrambe detenute legalmente da Antonio. Le uniche tracce di sangue isolate sono quelle visibili sui pantaloni di Antonio, quelle sui pantaloni sulla canottiera di Martina, su un accappatoio in bagno, su degli stracci e all'ingresso della casa. Non vengono però fatti rilievi con il luminol per individuare tracce biologiche, nonostante sia la prassi per una scena del crimine come questa. Durante il sopralluogo vengono fatti anche i test per rilevare tracce di polvere da sparo. Quando avviene una sparatoria, infatti, le forze dell'ordine utilizzano dei tamponi nasali per rilevare le particelle di polvere da sparo e per capire chi fosse presente al momento dello sparo. Se le particelle trovate sono 3 o più di 3, il test è positivo. Nel naso di Antonio vengono trovate 12 particelle e sarà proprio questo test ad essere usato dagli inquirenti come prova principale per sostenere che sia stato lui a sparare. Nel naso di Federico, invece, non c'è traccia di particelle, mentre in quello di Martina ce n'è una sola. Ma questo non basta per essere sicuri che non fossero presenti anche loro in bagno. La polvere da sparo, infatti, non è una traccia molto resistente. Basta lavarsi, soffiarsi il naso o starnutire per ridurre o eliminare del tutto queste particelle. Dopo il sopralluogo, i Ciontoli vengono convocati alla caserma di Civitavecchia per gli interrogatori. Da questo momento in poi, la sola fonte di informazioni per capire cosa sia successo in quella casa, prima e dopo lo sparo, sono i membri della famiglia Ciontoli, che poi sono gli unici testimoni dell'accaduto. Antonio ha sostenuto che la mattina del 17 avrebbe tirato fuori le pistole dalla cassaforte per pulirle, perché il giorno dopo si sarebbe dovuto recare al poligono per un'esercitazione. Distratto da altro, le ha lasciate in una scarpiera nel bagno. Poi, alle 23, mentre Marco era a lavarsi nella vasca, Antonio è entrato per recuperare le pistole e posarle. Marco, a quel punto, ha insistito per vederle, ma ad Antonio, nel momento in cui gli stava mostrando la calibro 9, è scivolato di mano il marsupio. Così, per non farlo cadere, ha premuto per sbaglio il grilletto. Le analisi sulla Beretta calibro 9 hanno però dimostrato che non è possibile che Antonio abbia sparato per sbaglio. L'arma, infatti, aveva un difetto strutturale e quindi, per sparare, bisognava tirare il carro
carrello della pistola e armare il cane. Diversamente, anche premendo il grilletto, il colpo non sarebbe partito. Antonio, quindi, non può aver sparato per sbaglio mentre il marsupio gli cadeva dalle mani. E infatti, dopo un colloquio col suo avvocato, Antonio ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa. Convinto che la pistola fosse scarica, avrebbe fatto vedere a Marco tutti i passaggi per caricarla e poi avrebbe premuto il grilletto, facendo partire il colpo. Antonio era un sottufficiale della Marina Militare e possessore di due pistole. Dunque, come ha fatto a non accorgersi del colpo in canna mentre mostrava a Marco il funzionamento dell'arma? Dopo il colpo sono arrivati in bagno Martina, poi Federico e Viola, infine Maria. Tutti hanno sostenuto di non aver capito che si fosse trattato di uno sparo e che le rassicurazioni di Antonio sembrassero plausibili. Lui diceva che non c'era niente di grave e che Marco si era solo spaventato. In merito a ciò, Federico ha dichiarato: mi ero messo a letto a vedere un cartone con Viola sul computer. Ero in dormiveglia, con la porta chiusa. Quando abbiamo sentito quel rumore, io neanche mi sono alzato, neanche mi volevo alzare in quel momento. Non ero neanche sicuro che fosse qualcosa di successo in casa mia. Antonio ha ripetuto più volte che era stato un colpo d'aria a fare quel rumore. La pistola non veniva usata da tempo ed era rimasta l'aria dentro. Anche se hanno visto la ferita, gli altri familiari non hanno pensato fosse così grave, perché quasi non è uscito del sangue. Dopo poco Federico ha preso le pistole per metterle in camera sua. Altri invece hanno sciacquato Marco ancora insaponato e poi lo hanno vestito e spostato sul letto. Antonio nel frattempo ha continuato a dire che non fosse niente di grave e che la situazione fosse gestibile, motivo per cui è passata quasi un'ora prima di chiedere l'intervento dei soccorsi, la seconda telefonata di 6:30. Ci sono vari elementi della versione dei Ciontoli che non tornano. Tutti hanno dichiarato che le pistole erano in una scarpiera in bagno, ma in un'intercettazione telefonica Viola dice a un'amica che le pistole erano state tutto il giorno sul divano. Ma soprattutto, davvero le persone in casa non avevano capito che si trattasse di un colpo di pistola? Il rumore di uno sparo raggiunge 120 decibel. Il limite di sopportazione del dolore per l'udito è poco sopra 130 decibel. È quindi improbabile che Federico addirittura volesse restare a letto invece di vedere che cosa fosse accaduto. E poi perché un colpo d'aria avrebbe dovuto causare una ferita visibile a Marco? Da un'intercettazione ambientale fatta in caserma il 18 maggio, quando la famiglia Ciontoli venne interrogata, è emerso anche che si erano messi d'accordo per dare una versione coerente dell'accaduto. Ci sono vari elementi che rendono difficile credere che nessuno si fosse reso conto di quanto stesse accadendo. Oltre allo sparo e alla ferita sul braccio di Marco, tutti avevano constatato la perdita di sangue, come indicato alle tracce trovate su asciugamani, stracci e accappatoio. Per di più, in sede processuale, i Ciontoli hanno anche dichiarato di aver controllato se ci fosse un foro d'uscita sul corpo di Marco. È poi un dato di fatto che Marco urlasse per il dolore. A questo punto, il colpo d'aria e il semplice spavento di Marco sono ancora credibili? C'è ancora un altro elemento che è stato messo in discussione più volte dai magistrati durante i tre gradi di giudizio: la posizione di Martina al momento dello sparo. Sia all'infermiera del 118 che negli interrogatori, Martina ha sempre detto di non aver assistito allo sparo, ma dalle intercettazioni in caserma è emersa una versione diversa. Che dicevo, leva un po' sta, perché io, ma che facevo, leva un po' da sta pistola puntata. Era destino che doveva morire. Io ho visto lui quando papà gli ha puntato, no, gli ha detto, e papà gli ha detto, se lo scherzo è aria, e lui ha detto, non scherza così.
Quindi Martina c'era o non c'era quando è partito il colpo? Lei ha sempre sostenuto di no e di aver detto queste cose perché gliele aveva raccontate il padre. La quasi totale assenza di polvere da sparo nelle sue narici ha convinto gli inquirenti della sua versione, almeno in un primo momento. Ma la sentenza definitiva, dopo due gradi di giudizio, ha ribaltato le cose. La Cassazione si è concentrata di più sull'intercettazione e, basandosi sulle ricostruzioni, i giudici hanno ritenuto infatti più probabile che Martina fosse presente al momento dello sparo e che invece di preoccuparsi delle condizioni del fidanzato abbia da subito cercato di aiutare il padre a coprire l'accaduto. I genitori di Marco non hanno mai creduto alla versione dei Ciontoli, a partire dal fatto che lo sparo sia avvenuto in bagno. Marco era un ragazzo riservato e non avrebbe mai fatto entrare Antonio mentre si faceva la vasca. Ma sulla base degli interrogatori e i processi, gli inquirenti non sono riusciti a ricostruire una dinamica diversa da quella raccontata dai Ciontoli. Un caso difficile da gestire, dove gli imputati sono anche gli unici testimoni dell'accaduto. La sentenza definitiva del 3 maggio 2021 ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario. È stato infatti stabilito che Antonio non ha sparato per uccidere Marco, ma ha causato volontariamente la morte del ragazzo perché ha ritardato i soccorsi, pur avendo tutti gli elementi per comprendere la gravità della situazione. Questo perché, secondo gli inquirenti, si è preoccupato più di perdere il suo posto di lavoro che delle condizioni della vittima. I familiari sono invece stati condannati a 9 anni e 4 mesi di reclusione per concorso in omicidio volontario perché hanno aiutato Antonio a coprire l'accaduto. Solo la fidanzata di Federico, Viola, è stata assolta perché è stato stabilito non avesse abbastanza informazioni per capire cosa fosse successo e per questo non sarebbe intervenuta. La vita di Marco Vannini è stata spezzata a 20 anni in una sera di maggio del 2015.